a studenti al lavoro. In questa puntata parleremo del corso di ottico e in particolare del laboratorio di ottica. Ci troviamo nel laboratorio di ottica dove i ragazzi precedentemente, prima di cominciare a montare gli occhiali, vengono adeguatamente informati su come devono montare a livello di lezione frontale. In realtà la nostra materia è composta in due fasi, cioè una fase di tipo teorico dove l'insegnante, che sono sempre io, deve in un certo senso insegnare a loro come porre i centri ottici, come ricavarsi le giuste distanze pupillari per poter esattamente capire come assemblare correttamente un occhiale. Di conseguenza si preparano questi ragazzi prima dal punto di vista del frontale, si sta parecchio tempo con loro tramite proiezioni di PowerPoint, tramite l'utilizzo del libro di testo per fargli capire come devono utilizzare tutte le misure necessarie per poter poi raggiungere un lavoro ottimale. Questo significa che insegniamo a utilizzare gli interpupillometri per raggiungere la corretta distanza interpupillare, valutare qual è la montatura migliore da utilizzare per utilizzare le lenti con i diametri giusti e di conseguenza assemblare l'occhiale. Una volta che hanno raggiunto queste competenze, i ragazzi possono accedere al laboratorio e da qui utilizzare le strumentazioni. Quindi, per esempio, per utilizzare un frontifocometro, loro prima hanno avuto una lezione frontale. Nella lezione frontale hanno imparato a distinguere la differenza tra una lente sferica e una lente astigmatica, a centrarla, e di conseguenza, come potete vedere, lo eseguono per poi portare l'occhiale centrato e la lente centrata sulla macchina per molare la lente. Quindi, una volta istruiti i ragazzi dal punto di vista della lezione frontale, che ovviamente voi avete imparato tutto a menadito, si consegna la lente oftalmica, che arriva dalla fabbrica in una forma che è una forma vergine, che ancora non è stata ovviamente lavorata. Va centrata con questo strumento che si chiama frontifocometro a lettura diretta. Questo strumento restituisce all'interno un'immagine nitida nel caso ci troviamo di fronte a delle lenti sferiche. Una volta trovata la giusta immagine,
e viene spostata al centro di un crocifilo, la lente viene centrata. Una volta centrata, prego, si porta la lente nel centratore e si inserisce la montatura nel centratore per eseguire la misura dei calibri interni. Quindi in questo sistema praticamente la montatura viene inserita all'interno del centratore e tramite un lettore, che come potete vedere, viene letta con una precisione millimetrica la dimensione della sagoma interna, quindi della dima della montatura. Una volta letta, la macchina restituisce le misure. Queste sono le misure boxing, sono le misure che le case costruttrici degli occhiali normalmente utilizzano per standardizzare il prodotto. In realtà poi, da questo punto, i ragazzi entrano in funzione perché tramite i calcoli che devono conoscere per la centratura degli occhiali devono essere in grado di spostare le semiquote, quindi le centrature degli occhiali, sia in senso orizzontale che in senso verticale. Una volta inseriti i dati corretti per la centratura, si procede a ventosare la lente e a passarla nell'altra macchina per effettuare la mollatura. I dati vengono automaticamente passati dal centratore alla mola perché sono collegate tra di loro. Lo studente provvede quindi a inserire la lente nell'alloggio, a chiudere l'alloggio, a inserire il materiale, perché ogni lente ha un materiale diverso, quindi si utilizzeranno dei dischi diversi, e il tipo di lavorazione che dovrà essere effettuata, quindi montaggio su montatura in celluloide o metallo. In questo momento sta selezionando la tipologia di lente, questo è il cristallo. La lente non è di cristallo, però è un materiale plastico. Quindi proseguiamo con questo qui, che è il pulsante per il plastico, e procediamo alla lavorazione.
questo momento la lavorazione è terminata e lo studente provvede a estrarre la lente dalla molatrice e a controllare le dimensioni. Una volta stabilita la giusta dimensione, la ventosa viene staccata e la lente è assemblata alla montatura. E finisce qui anche questa puntata di Studenti al Lavoro. Continuate a seguirci, sempre su TEF Channel, canale 836 di Sky.